Boh, forza allora. Tranquilli, chiudete gli occhi 2 minuti, vi leggo il nostro solito pensiero e poi oggi vediamo cosa facciamo. Continuerò sicuramente a rispondere alle vostre domande. Potremmo ancora fare il sistema della numerazione casuale, perché no? Tanto una domanda vale l'altra, prima o poi bisognerà vederle tutte. Possibile, però. Va bene. Ascoltate cosa dice Paracelso. Mantieni la tua anima forte e pulita e tutto andrà bene. Non credere di essere solo né debole, poiché dietro di te ci sono eserciti potenti che nemmeno ti puoi immaginare. Se elevi il tuo spirito, non c'è male che possa toccarti. L'unico nemico che devi temere è te stesso. Bene, eccoci qua. Guardate che è molto importante, questi primi minuti sono importantissimi, perché vi servono per ricentrarvi, per entrare un attimo in quello che stiamo facendo, perché ognuno di voi arriva da situazioni varie e più o meno simpatiche, specialmente in questo periodo, quindi è importante ricentrarsi. Poi la qualità della centratura un po' alla volta non potrà che aumentare, migliorare, però all'inizio non fa niente, se anche non sentite niente di particolare non fa niente. Cominciate a prendere l'abitudine di pensare perlomeno, di fare una riflessione sulla centratura. A volte basta veramente poco, adesso inizieremo il cammino per gli insegnanti di logica spirituale e sarà una delle prime cose che insegnerò, è quella di centrarsi molto velocemente e a volte senza che le persone se ne rendano conto. Quindi cercheremo di vedere dei sistemi di come si può ritrovare una certa pace, una certa linea all'interno di sé. Anche se si continua a fare la propria vita normale, a chiacchierare, a ridere, però ogni momento è buono per trovare una giusta centratura. E un po' alla volta vediamo che ve lo insegnerò. Per adesso posso solo dirvi che è importante che voi facciate questi 2 minuti di silenzio ovunque voi vi troviate e che ascoltiate con attenzione, perché sapete che poi l'attenzione si trasforma un po' alla volta in meditazione. Comunque, cercherò di tenermi anche una lezione nella quale parlerò in profondità della qualità dell'ascolto, della qualità dell'esistenza, perché è importante che voi tutti sappiate che qualsiasi cosa voi siate, a qualsiasi stato di coscienza voi siate, beh, sappiate che è comunque una tappa per chiunque. È un principio, potrebbe sembrare così didascalico, ma non lo è, non è una indicazione tecnica, è un'indicazione di vita. E un po' alla volta vedrete come ci sono dei principi della logica spirituale che noi cercheremo di introiettare, di fare in modo che siano sempre presenti. E questo è uno di quei 100 principi che un po' alla volta cercheremo sempre di avere davanti, cioè l'idea che in qualsiasi stato di coscienza noi siamo, in qualsiasi momento, beh, il momento dopo può essere diverso, può essere ancora più profondo. Senza
Sembra una stupidaggine, ma non lo è. Bisogna avere degli ideali, bisogna avere dei punti di riferimento importanti. Bisogna nutrirsi di questi punti di riferimento. Chiaramente punti di riferimento animici. E qui sarebbe facile riprendere le parole di Paracelso quando dice mantieni la tua anima forte e pulita. Beh, questo per esempio sembra che non ci sia il nesso, invece il nesso c'è, perché mantenere l'anima forte e pulita è un insieme di cose, naturalmente, è un insieme di atteggiamenti interiori, e ogni atteggiamento interiore può contribuire a rendere l'anima forte e pulita, però all'inizio non si ha la minima idea. Questo è un primo corso, quindi il mio compito è proprio quello di darvi 100 idee su cosa voglia dire l'anima forte e pulita, perché altrimenti non ci si rende conto. Quindi, per esempio, avere degli ideali durante la giornata è importante e contribuisce a mantenere l'anima forte e pulita. Ma vediamo se ci sarà l'occasione oggi di parlare anche di questo. Quindi, vediamo quante sono le domande oggi. Le ho riposizionate un po'. Oggi sono 26. Quindi, vediamo un po' se c'è qualcuno, per esempio, un Roberto qualunque che mi dica un numero da 1 a 26. E così diamo una svolta a questa giornata. Sì, vabbè, ti chiami Silvia, non Roberto. Comunque va bene, va bene. Va bene, dai, facciamo finta che va bene. Allora, 24. Allora, 24, vediamo. Non ci posso credere. No, ma no, ma veramente. Non ci posso credere. Allora, Silvia, tu hai scritto il 24 e la domanda numero 24 è la tua. Allora, o che sei una streghetta. Vabbè, adesso è arrivato anche Roberto, è arrivato anche gli altri. Vabbè, vediamo, semmai teniamo buono anche il 21 di riserva. Quindi, ma è estremamente divertente che Silvia, che ha sparato un numero a caso, o forse il suo numero preferito, o forse è la tua età, Silvia, non lo so, sta di fatto che hai scelto proprio la tua domanda. Quindi vedi, vabbè, eravate d'accordo, è vero, ci siamo chiamati prima e ho detto lasciai il 24. Va bene, vediamo questo, tra l'altro è una domanda molto corta, forse c'è tempo anche di vedere la domanda numero 21 come un Roberto ci ha. Ah, è il giorno di nascita, ah, ho capito Silvia. Comunque puoi anche scrivere che non eravamo d'accordo, anche se è veramente, effettivamente una battuta. Bene, leggiamo questa domanda. Perché c'è un gap tra il mentale inferiore e il mentale superiore? C'è sempre stato? Una domanda fantastica, ragazzi, fantastica. Sarebbe più da secondo corso, perché tanti di voi si chiedono ma cos'è il mentale inferiore e il mentale superiore? Però non fa niente. Io penso che voi capiate che il mio primo corso comunque non è partire dalle solite cose, dagli esercizi di presenza, dalla legge dello specchio, da queste cose qua, perché ne ho parlato così tante volte e presumo che tutti quanti voi, oltre a che seguire questo simpatico corso, vi nutriate anche di quello che io pubblico tutti i giorni su YouTube, per cui trovate proprio di tutto e di tutto. Sapete anche che c'è un sito internet che si chiama rieccomi.net, dove ci sono centinaia di lezioni, centinaia, per cui avete la possibilità di scelta veramente molto molto vasta. E tutte le cose di base ne ho già parlato. Ora potrei anche ricominciare da zero, però insomma anche i tempi stanno cambiando, quindi chiedo a quelli che sono proprio novizi di avere un po' di pazienza e comunque un po' alla volta vedrete che capirete. Io cercherò comunque in queste spiegazioni di essere il più semplice possibile affinché tutti possano capire, ma se c'è qualcosa che vi sfugge sappiate che ne ho parlato tante volte. Comunque vedrò di farvi capire. Questa domanda è bellissima perché non è chiara neanche agli anziani dell'insegnamento. Quindi allora la domanda è: perché c'è un gap
tra il mentale inferiore e il mentale superiore? C'è sempre stato? Va bene, vediamo un po' questa domanda. Intanto, e qua è proprio il primo corso, che cos'è il mentale superiore e cos'è il mentale inferiore? Almeno questo ve lo devo, perché altrimenti non riuscite più a seguire poi. È molto semplice. Il mentale superiore è la capacità di interazione dell'anima con le particelle che compongono il piano mentale. Il mentale inferiore è la stessa cosa, ma filtrato dalla personalità. Allora, io sono anima, qua intorno a me, in questo momento, c'è del materiale fisico, l'aria, l'ossigeno, quello che volete, del materiale emozionale, è materia proprio, è questo che sia importante fin dall'inizio, considerare quello che avete intorno come materia. Un certo tipo di materia la potete conoscere direttamente, toccandola, o analizzandola al microscopio, o facendo dei test, e ci sono altri tipi di materia che non sono verificabili dal punto di vista tecnico, diciamo così, ma insomma, oramai che esistono dei mondi che vanno oltre i nostri sensi, vabbè, questo fortunatamente non devo più insegnarlo, perché oramai è qualche cosa di acquisito, oramai tutti sapete che esistono dei piani sottili, che noi possiamo interagire con questi piani sottili, non solo che noi interagiamo quotidianamente con quello che ci circonda. Allora, il mio consiglio è quello di considerare la parte emozionale, la parte mentale come materia, perché in effetti lo è semplicemente materia più delicata, materia che vibra in un modo diverso e che non è analizzabile da uno strumento tecnico terrestre. Tutto qua. Bene, questa materia è tutta intorno a noi, quindi adesso consideriamo il piano mentale. Quindi io sono qua anima e ho questo piano mentale intorno a me. Allora, un piccolo excursus, cosa accade all'anima? Perché l'anima si tuffa nella materia? Beh, questo è il viaggio che vi ho spiegato fin dalla prima lezione. L'anima viene spinta in qualche modo da questo soffio divino, da questa parola divina, da questa parola creativa, viene lanciata nell'universo. Nell'universo c'è quello che il Padre, il creatore ha voluto mettere lì, insomma, e noi andiamo in giro questo universo, non siamo consapevoli di niente, non sappiamo niente, nulla, non sappiamo nulla di nulla. Allora, cosa conosce l'anima all'inizio del suo viaggio rispetto alla materia, all'emozione e alla mente? Nulla, nulla più assoluto, l'anima è zero e nel corso di milioni, probabilmente miliardi di anni, si trova in presenza di un certo tipo di materiale, va bene? Per delle ragioni evolutive basilari, l'anima fa da prima esperienza di tutto ciò che è grossolano, pesante. E cioè, detto in poche parole, l'anima, prima di essere consapevole di una carezza per milioni di anni, diventa consapevole di sé tramite il pugno, una carezza in un pugno, insomma, se volete divertirvi. E cioè l'anima è sensibile per tantissimo tempo di tutto ciò che è grossolano, semplicemente perché con ciò che è grossolano si scontra. È un po' come dire che quest'anima che gira nell'universo, che non ha coscienza, un certo giorno trova un asteroide davanti a sé. Cosa succede? Ammettiamo che abbia un corpo addosso, succede che va a sbattere contro un asteroide. Questo sbattere contro questo asteroide è un primo segno di coscienza. Molto rudimentale, come vedete, non c'è l'idea di io sono, io faccio, mia moglie, la mia fidanzata, mia casa, mia macchina, non c'è nulla di tutto questo. È un primo rapporto col mondo, è un rapporto scioccante, è un rapporto violento, sbatto la testa contro qualcosa, questo sbattere la testa lancia un segnale elettrico alla mia anima e la mia anima dice qua è successo qualcosa. Ora probabilmente il mio corpo fisico, ammesso che io ce l'abbia mentre volo nello spazio, però dovete adattarvi un po' voi, cercare di capire un po' voi e non complicarvi troppo le cose, altrimenti stiamo qua settimane e mesi, quindi dovete cercare di capire, essere leggeri in questa cosa, come se fossero dei bambini un po'. Quindi l'anima vola nell'universo e sbatte contro un asteroide. Questo sbattere contro un asteroide invia un segnale molto forte. Immaginate di prendere
una tegola in testa mentre camminate per strada, il segnale è molto forte. E questo segnale va direttamente alla vostra anima, perché la vostra anima, la nostra anima, è consapevole solamente di alcuni aspetti dell'esistenza terrena, non tutti. Tra questi aspetti, uno dei più importanti è un rapporto violento, violento non nel senso morale del termine, ma nel senso fisico proprio, cioè sbatto la testa da qualche parte, è un rapporto violento con le cose, non perché qualcuno mi ha fatto del male, non è questo il discorso, è proprio perché più il rapporto con la materia, in questo caso la materia fisica, è violento, è forte, è profondo, e più arriva un segnale elettrico, sapete com'è, eh? Qualcuno vi pesta un piede e nonostante il piede sia dall'altra parte rispetto al vostro cervello, però vi arriva, non è vero, vi arriva qualcosa, ci sono dei nervi che portano un segnale e voi dite ah, perché qualcuno vi ha pestato un piede. Questa è la storia dell'anima per milioni di anni, pensate un po' che livello. Non si parla di consapevolezza e tantomeno di consapevolezza di sé. Sono costretto a farvi fare questo breve viaggio perché altrimenti non si capisce la domanda e non si capisce neanche la risposta. Dopo milioni di anni, quando l'anima finalmente prende coscienza di queste botte, quindi continua a prendere botte, ecco perché la storia dell'umanità è costellata da violenza, perché la violenza è qualcosa che in un certo senso risveglia l'anima sul piano materiale. Sembra strano, ma è così. Poi arriva un certo punto nell'evoluzione dell'anima in cui l'aspetto grossolano, l'aspetto pesante del rapporto con la materia incomincia a essere superato. E cioè l'anima conosce, si è strutturata per conoscere questo rapporto pesante con la materia. Quindi l'anima a un certo punto lo sa. A quel punto accade un piccolo miracolo, e cioè che l'anima incomincia a diventare sensibile a un tipo di materia che è più delicata. E quindi dopo il pugno viene la carezza, è molto semplice. Non posso essere ricettivo alla carezza se prima non ho preso un po' di botte. Sto parlando chiaramente di milioni di anni, non sto parlando di un'esistenza terrena, anche se a volte ci sono delle persone che ricapitolano le loro esistenze multiple attraverso delle esperienze di questo tipo, ma non è il caso, non è l'argomento di oggi. Importante però che voi capiate bene questo, e ve l'ho spiegato estremamente velocemente, cioè l'anima conosce il mondo esterno prima di tutto attraverso ciò che riesce a scuoterla. Se non c'è qualcosa che scuote l'anima, l'anima non se ne accorge fino a quando diventa sensibile alla delicatezza. Allora a livello fisico questa delicatezza si trasforma nella capacità di ricepire una carezza, di ricepire un abbraccio, vedete? La stessa cosa accade a livello emozionale e a livello mentale. Quindi attenzione, a livello emozionale per milioni di anni l'essere umano conosce le emozioni forti, e cioè l'odio. Qual è la prima storia dell'umanità se non la cacciata dall'Eden e Caino che si ammazza suo fratello? E cos'è questo? Lo potrei spiegare, ma voglio andare velocemente. Poi, se è il caso, mi soffermerò, ma insomma, cerchiamo di fare un lavoro rapido. La storia dell'umanità è questa, è la storia di guerre, di soprusi, di violenze, questa è la nostra storia. A livello emozionale, quindi, l'anima per milioni di anni conosce le emozioni più dense, il disprezzo, la collera, l'ira, queste cose. La storia dell'umanità è la storia dell'ira funesta, del pelì di Achille, va bene? La stessa cosa accade a livello mentale, e cioè a livello mentale l'anima conosce prima i pensieri più pesanti, e quindi l'odio, un pensiero di odio, un pensiero di inimicizia, un pensiero di separazione, è un pensiero pesante. Quindi capiamo facilmente perché la storia dell'umanità è costellata dalla separazione, perché la separazione porta conoscenza all'anima. L'unione è più delicata e non porta alcuna conoscenza. E nella parabola del figlio prodigo cosa accade? Accade che questo figlio prodigo, che siamo noi, si lancia nell'universo e spende e espande tutto quello che ha, fino a quando si accorge che a un certo punto
a casa, può ritornare a casa e può ricominciare un nuovo tipo di vita, perché la vita che aveva scelto di fare prima porta esclusivamente a disperazione. Ecco, dal punto di vista evolutivo noi ci troviamo esattamente in questa condizione, e cioè siamo al punto di svolta. Conosciamo la disperazione esistenziale, chi di noi non conosce la disperazione, e adesso stiamo andando verso un mondo in cui la disperazione, un po' alla volta, lascerà il posto alla serenità, alla pace, no? Come dice Gesù, la pace come vi do io, non come il mondo ve la dà. La pace che il mondo ci dà qual è una specie di armistizio tra una guerra e l'altra, perché la storia di questo pianeta è basata sulle guerre e sulle inimicizie. E quello che viene chiamata la pace è un piccolo periodo di armistizio in cui la gente sta più o meno tranquilla, ma in realtà questa è la guerra esterna, poi si ripropone in ogni modo. Però stiamo andando verso un mondo in cui la guerra non sarà più necessaria. Fino adesso la guerra è stata necessaria, cercate di capire dal punto di vista evolutivo. Non sto dicendo che sia bene o che sia male, semplicemente così. Se l'anima ha bisogno di un cazzotto per svegliarsi, questo succede, va bene? Poi finalmente l'anima incomincia ad assaporare la delicatezza. E quindi anche qui noi ci troviamo proprio in mezzo, e cioè conosciamo bene la disperazione, la rabbia, no? Chi di noi non conosce la rabbia? Però la nostra anima, l'anima di tutti quanti noi che facciamo un lavoro, perlomeno noi che facciamo un lavoro su noi stessi, ha incominciato a conoscere profondamente quelle che vengono chiamate le emozioni superiori. Quindi la tenerezza, l'affetto, la compassione, il perdono, la collaborazione, la fratellanza, tutte queste cose che un po' alla volta studieremo, però ne ho parlato per decine, centinaia di volte, quindi se ve ne andate a trovare, che fate un po' questo lavoro da soli, mi fate un favore, se no mi tocca sempre ripetere le stesse cose. Comunque le sto ripetendo velocemente in modo che perlomeno possiate capire di che cosa sto parlando. A livello emozionale, quindi, esistono delle emozioni inferiori e delle emozioni superiori. Qual è la differenza fondamentale, quindi, anche nel campo del mentale? È molto semplice, e questo ve l'ho già detto. Le emozioni inferiori sono quelle che appartengono al mondo della personalità e che muoiono, scompaiono. Poi, quando noi moriamo sul piano fisico, moriamo anche sul piano emozionale. E le emozioni inferiori, cioè l'astio, la rabbia, queste cose qua, scompaiono, va bene, vanno via, meno male, no? Meno male. E restano le emozioni superiori. Le emozioni superiori sono il corpo dell'anima proprio. Non voglio soffermarmi su questa definizione, però ce le portiamo in giro le nostre emozioni superiori. Cioè, se noi abbiamo coltivato il perdono, questo perdono va in giro con noi. Anche adesso va in giro con noi, però è difficilmente riconoscibile, mi capite? Se ci vediamo, non so se riesco a cogliere la qualità del vostro perdono, la qualità della vostra tenerezza. Perché? Perché siamo a livello uno dei livelli più pesanti della personalità, quindi il vostro modo di essere, il vostro perdono, la vostra tenerezza, che è lì con voi e che colora il vostro mondo, è difficilmente visibile agli occhi terrestri, perché è il vostro essere, la vostra anima, è rivestita dalla personalità. Quindi anche la mia anima, vi guardo, però il mio sguardo deve passare attraverso gli strati della personalità. Quando esco da questi strati vedo voi e devo entrare, perforare in un certo senso i vostri strati della personalità fino ad arrivare, a volte raramente, alla vostra anima. Quindi come si fa a bypassare il sistema più semplice per bypassare? Avete capito, no? Cioè, io vi guardo una persona e devo bypassare la mia personalità. Cosa vuol dire? Che i miei occhi sono più o meno adatti a vedere, più o meno ciechi, più o meno svegli, che la vostra figura mi potrebbe destare delle emozioni inferiori, potrei guardarvi e dire: ma guarda che scarpe che ha quello lì, e sentire una specie di nausea, di ribrezzo per le scarpe che portate. Capite bene che questo rappresenta un ostacolo per la visione da anima a anima, mi capite cosa voglio dire? E poi tutto questo passa attraverso il piano mentale, quindi voi dite una frase, questa frase non mi piace, dice: guarda com'è stupido questo qua, questo è il nostro mondo. E quindi queste due personalità sono due filtri molto tosti in questo periodo evolutivo, per cui il nostro sguardo animico difficilmente riesce a bypassare
questi strati di materia. Ricordate quindi che l'emozione e il pensiero sono materia.